Allora, la nostra conversazione ha avuto come filo conduttore l'accertamento, le novità sull'accertamento, cooperative compliance e concordato preventivo. Due parole chiave le ha citate il Vice Ministro Leo: da un lato dialogo contraddittorio preventivo e dall'altra certificazione. Che cosa cambierà per i professionisti? Grazie e buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare per l'invito e saluto ovviamente il Vice Ministro Leo e il Direttore Ruffini che ho ascoltato con grande attenzione e premetto di cui condivido integralmente le considerazioni sia sul piano tecnico che sul piano applicativo. Come ho avuto più volte modo di esprimere nell'ambito dei vari momenti anche in fase di legge delega fiscale di approfondimento sullo strumento della cooperative compliance, io ritengo che questo strumento sia veramente una chiave di volta in un cambiamento culturale e non solamente tecnico nel rapporto tra fisco e contribuente. Vorrei partire da una consapevolezza, da una constatazione di consapevolezza. È un modello, uno strumento già applicato in altri sistemi tributari di paesi economicamente evoluti come il nostro. Faccio riferimento al Regno Unito, agli Stati Uniti, giusto per citarne alcuni, all'Olanda, Sudafrica, paesi dove già effettivamente il modello di cooperative compliance nel principio, nell'ottica di lealtà, come ovviamente evidenziato dal direttore Ruffini, di rapporto collaborativo tra fisco e contribuente e nel mezzo professionista che affianca ovviamente il contribuente, risulta efficace per due motivi. Da un lato consente la semplificazione degli adempimenti con dei meccanismi premiali, dall'altro favorisce ovviamente un incentivo di attrazione di investimenti nel nostro paese. Come lei giustamente diceva, il nostro ruolo è un ruolo estremamente strategico, è un ruolo che viene ritagliato anche una funzione di intermediazione ancora più tecnica, più qualificata rispetto al passato nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Gli effetti della cooperative compliance, non certo, saranno sicuramente due. Da un lato il ruolo dei professionisti chiamati qualificati, perché come giustamente diceva il Vice Ministro, saranno avviati corsi di formazione congiunta tra commercialisti, professionisti e funzionari e dirigenti dell'amministrazione finanziaria per trasferire quel modus operandi e quella cultura della cooperative compliance che è poi la chiave di successo dell'intero sistema, da un lato, e dall'altro avremo un'agenzia delle entrate, una guardia di finanza che potrà concentrarsi in maniera più chirurgica rispetto a quei soggetti verso i quali ovviamente non è possibile certificare il Tax Control Framework. Noi crediamo molto in questo meccanismo di definizione e di gestione preventiva con l'Agenzia delle Entrate della cosiddetta massa imponibile del debitur dei cittadini contribuenti, e credo anche molto nella qualità del rapporto con l'Agenzia delle Entrate, perché oggi noi viviamo un'attività di controllo verticale ex post che viene svolta attraverso l'azione accertatrice dell'Agenzia delle Entrate come della Guardia di Finanza, e ci spingiamo verso invece un modello di gestione dell'attività di controllo sui contribuenti attraverso un modello che sia invece ex ante e ma un, attraverso un dialogo preventivo con la stessa Agenzia delle Entrate. Bene, nei mesi scorsi, anzi quest'estate, il Sole 24 Ore ha fatto un'inchiesta sui malesseri delle professioni e diciamo, abbiamo toccato anche il tema dei commercialisti e tra le varie questioni, le varie misure che sono emerse come necessarie, diciamo, nella disparità delle ricette, una delle misure è senz'altro, diciamo, la facilitazione, l'agevolazione delle aggregazioni professionali. Ora, la delega affronta questo argomento. Secondo lei lo affronta nel modo migliore, Presidente? Ma guardi, questo è l'intervento più significativo, mi lasci dire, con riferimento proprio al mondo dei lavoratori autonomi. E non è solo un'esigenza dei lavoratori autonomi, ma è una conseguenza di un mutato contesto competitivo in ambito professionale, a livello nazionale e a livello internazionale. Più volte si è detto che oggi le professioni, ma in particolar modo la professione dei commercialisti, ha perso quella identificazione geografica nei confini nazionali. Faccio riferimento ai temi sulla sostenibilità, ai principi contabili internazionali, ai principi di revisione, ovviamente anch'essi sono internazionali. Quindi la nostra
fosse una professione, come tante professioni liberali, esposta ad un'azione di attività competitiva anche oltre i confini nazionali. A questo si aggiunga che alcune norme, avete citato proprio stamattina, seguivo con attenzione Telefisco, tutto il tema del super bonus, ha messo in evidenza la necessità di creare degli studi professionali che siano tra di loro multidisciplinari, quindi un'aggregazione spinta non solo sul fronte dell'aggregazione tra professionisti appartenenti allo stesso ordine professionale, ma anche un'aggregazione multidisciplinare tra professionisti appartenenti tra più ordini professionali. Quindi l'esigenza di rendere, o meglio di riconoscere, la neutralità senza natura realizzativa del conferimento di pacchetti di clienti o comunque il passaggio da studi associati a STP diventa un'esigenza dettata proprio dal mercato, da un'esigenza cioè di favorire quei modelli organizzativi che rendono anche noi professionisti competitivi all'interno del mercato. Il tutto pone anche rimedio, lo dobbiamo dire, rispetto a norme che sono state introdotte nel passato, nel recente passato, una fra tutte cito i regimi forfettari, che hanno avuto sicuramente il grande pregio di favorire ed anche aiutare, diciamo, i piccoli professionisti, ma hanno avuto anche l'effetto collaterale negativo di favorire processi disaggregativi, quindi disgregativi all'interno della professione. Mi permetto anche di fare di avanzare un'ulteriore proposta che sono messe nel legge delega fiscale, ma di cui abbiamo già parlato con il vice ministro Leo, la necessità non solo di rendere neutrale, come già chiesto dal Consiglio nazionale, mi permetto di prendere la paternità di questa misura qualora dovesse essere varata, ottimisticamente penso che troverà allocazione nei decreti attuativi, questo mi riferiscono ovviamente i colleghi che sono presenti nei tavoli tecnici ministeriali, ma al di fuori di questo la proposta è anche legata non solo a favorire l'aggregazione, e questo lo abbiamo ottenuto attraverso la neutralità di queste operazioni, ma anche consentire al soggetto aggregato di essere competitivo nel mercato. Non dimentichiamoci che le società di capitali hanno un regime di tassazione basato sul principio ovviamente di competenza, no? La contabilizzazione dei ricavi per competenza, e questo si scontra ovviamente negativamente con una situazione di incasso dei crediti che per noi professionisti purtroppo non è sempre chiusa all'interno dell'esercizio sociale, anzi spesso e volentieri abbiamo grosse difficoltà. Sarebbe auspicabile, ripeto, un sistema, un regime opzionale misto cassa competenza come quello adottato per le società di persone in contabilità semplificata, che ulteriormente andrebbe, come dire, a favorire il processo aggregativo e ulteriormente consentirebbe al soggetto aggregato di essere sempre più competitivo nei confini nazionali e internazionali. Presidente De Nuccio, la legge di bilancio parte con un problema di risorse. Le chiedo però un prodigio di sintesi, così poi torniamo alle relazioni. Quali sono i 3 interventi irrinunciabili in un minuto? Guardi, velocissimo, una razionalizzazione dei codici tributari, l'ho detto prima il direttore Ruffini, ovviamente una razionalizzazione significa anche una razionalizzazione non solo sul piano logistico ma anche interpretativo, perché ovviamente la difficoltà oggi sussistente proprio nell'accordinamento delle norme favorisce quei comportamenti elusivi ed evasivi di cui oggi tutti quanti siamo consapevoli. La secondo elemento è rappresentato da una semplificazione degli adempimenti e da ultimo una ridefinizione del calendario fiscale. Per quanto riguarda i due ultimi, semplificazione degli adempimenti e calendario fiscale, sono strettamente connessi. Non è possibile razionalizzare il calendario fiscale se non semplifichiamo il fisco nel nostro paese. So che enormi sforzi sono stati fatti intorno ai tavoli tecnici ministeriali, e mi sia consentito, perché è giusto anche evidenziarlo, un successo già è stato raggiunto, concreto, visibile, una collaborazione ex ante nella formazione della riforma delle norme relative alla riforma fiscale, che per la prima volta vede i professionisti, i commercialisti al tavolo con l'Agenzia delle Entrate e con il MEF nella formulazione delle norme. Saremo in grado di poter renderle sempre più agevoli e più facili nell'interesse non solo dei commercialisti ma del Paese. Nell'ambito della razionalizzazione del calendario fiscale mi piace solo sottolineare la moratoria nel periodo estivo e la moratoria nel periodo invernale, ultimamente anche introdotta e proposta, per favorire ovviamente un lavoro migliore e per consentire anche ai commercialisti di assolvere le proprie obbligazioni tributarie nel miglior modo possibile, ripeto ancora una volta, nell'interesse del Paese. Grazie Presidente De Nuccio, ringrazio il Vice Ministro Maurizio Leo, ringrazio il Direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, ringrazio naturalmente Maria Carla De Cesari e ripasso la linea a Cristiano Dell'Oste e Anna